È stata fatta anche una cattiva informazione perché sono stati dati delle notizie non proprio consone a quello che è l'efficacia del vaccino, per cui sono state date notizie sbagliate, sono state cambiate in maniera repentina tra la sera e la mattina, per cui diciamo che la popolazione a un certo punto si è sentita un po' così a disagio, in qualche modo non si fida più di questo vaccino, Disorientata. disorientata perfettamente. E questo è stato un grave danno perché insomma, i vaccini servono, purtroppo sono una condizione per proteggerci e quindi anche per darci una sorta di libertà in questa situazione che purtroppo sta diventando veramente quasi insopportabile. Ci sono state molte rinunce rispetto al numero delle somministrazioni effettuate in questi giorni. In che percentuale? Diciamo dei rifiuti veri e Sì, propri sono rifiuti. stati un 15%. Un 15%, ve l'aspettavate? Assolutamente sì, perché purtroppo come è stato già detto la cattiva informazione la fa da padrona, quindi la gente arriva molto spaventata. In seguito a questo momento, diciamo, di colloquio con voi che il paziente riceve, tutti quelli che comunque vengono qui, si convincono un po' di più, Alcune si persone sanno. sono state rassicurate, sì, Sì. avevano magari l'idea di rifiutare e poi in seguito al colloquio si sono convinte a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, Dottoressa, questa è sicuramente la più grande vaccinazione di massa della storia che l'umanità possa sì. Certo. ricordare, però già sentiamo, insomma, parlare le avvisaglie di una ripetizione imminente della stessa, perché l'immunità Probabilmente sì, no. perché l'immunità purtroppo, almeno dalle ultime evidenze, non dura troppo a lungo, per cui molto probabilmente se non esce qualche altra soluzione, insomma qualche vaccino che ci protegge per più tempo, hanno l'efficacia più o meno degli antinfluenzali, insomma durano una stagione e dopodiché dovremmo ripeterli, però insomma vedremo come andrà a finire questa avventura, chiamiamola così.